Ciao! Ciao a tutti! Oggi vi parliamo di un film anni 80, un cult proprio da teenager. Era Voglia di vincere. Teen Wolf. Appunto, teenager, Teen Wolf, un licantropo sotto i 20 anni. Infatti, d'idea, dovevano essere sotto i 20 anni questi attori del cast. D'idea era ambientato nel college, a scuola, ma questi attori erano un po' più vecchi. Michael J. Fox, che è il protagonista, in realtà aveva 23 anni, non ne aveva 16, Vecchissimo 17. proprio, Beh, più vecchi, vabbè, da 16 a sì, è 23, vero, differenza è ce n'è. Ma altri attori avevano 27, 28 anni. Uno 38 come me, no, non dico scherzo, non è vero, questo non è vero, non esisteva. Però erano più vecchiotti, diciamo, di quelli che potevano, dovevano essere, dovevano interpretare. Allora, questa pellicola è stata girata in completo low budget, 1 milione di dollari, 2 un Ah, milione, proprio 2. bruscolini. Bruscolini, beh, per le produzioni sono bruscolini. Io avere un conto in banca così non mi dispiacerebbe. Però erano bruscolini per una produzione. Avevano girato in poco tempo e pensate che per questi pochi soldi investiti, poi uscito al botteghino, il film ne incassò 80. Ragazzi, un Un grandissimo affare. investimento, un vero affare. Poi Michael J. Fox era una macchina da Folli, il segreto del suo il segreto successo. del suo successo. Che dire poi, appunto, di Michael J. Fox? Dovete sapere che è il suo primo film al cinema, anche se noi in Italia pensiamo che sia il suo secondo, no? Dopo Ritorno al futuro. Ma in effetti abbiamo anche un po' ragione, perché da noi Ritorno al futuro è uscito prima di Voglia di vincere, ma in realtà in America è uscito prima Voglia di vincere e poi Ritorno al futuro. E pensate appunto che il suo personaggio in Voglia di vincere si chiama Marty, proprio come quello di Ritorno al futuro, appunto perché diciamo si voleva puntare sul successo come se fosse un film, diciamo, continuativo, ma in realtà Ma solo nella versione italiana, sono perché in realtà si dovrebbe chiamare Scott. Scott, esatto, e c'è anche un riferimento simpatico in Voglia di vincere 2. Cosa accade in Voglia di vincere 2? Diciamo che a questa pellicola non ha voluto partecipare Michael J. Fox perché non era convinto di Voglia di vincere, allora non ha voluto fare il sequel. Allora è stato chiamato a fare questa pellicola, interpretare questa pellicola, un altro attore che però ha interpretato un altro personaggio. E per rifare riferimento al film precedente, cosa hanno detto? A un certo punto si parla di un cugino Scott. Scott era nella versione Sì. originale, no? Però nella versione italiana si dice sempre un cugino Scott, e lì hanno sbagliato perché dovevano dire Cugino Marti. cugino Marty, e lì era sbagliato. In Brasile, comunque, anche lì è uscito in Italia, come in Italia, Ritorno al futuro è uscito prima di Voglia di vincere, e quindi, come è stato chiamato Voglia di vincere in Brasile, era Ragazzo dal futuro. Che non Quindi c'entra non c'entra niente. niente, però anche loro hanno cercato di, come dire, Sfruttare la scia positiva di Ritorno al sfruttare il nome. futuro. Cioè, non c'entra niente comunque il futuro, il ritorno, cioè, c'entra niente questa pellicola. E che dire, Michael J. Fox è stato chiamato perché in quel momento aveva successo con la sitcom Casa Keaton, molto famosa era, infatti anche sul set c'era tanta gente attorno al mitico Michael. Però cosa accadeva? C'era poco tempo per girare e incredibilmente, casualità volle, che proprio quando gli offrirono la parte a Michael J. Fox, scusate, era proprio un attimo in cui, quei mesi in cui Casa Keaton era ferma perché un'attrice era rimasta incinta, e quindi le riprese S'erano fermate. si erano fermate, quindi Michael J. Fox poteva girare Voglia di vincere. Pensate il trucco da Lupo Mannaro. Bellissimo, pensate che per mettersi su questo trucco ci vollero ben 4 ore. 4 ore di trucco ogni santo Quelli giorno, che quindi impieghi c'era tu la per i scena. baffi, Esatto, 4 ore di praticamente. baffi. E pensate che era difficile per loro comunque parlare, perché era tutto, come dire, molto stretta. Non riuscivano nemmeno a mangiare. Questo trucco molto incartapecorito proprio, era pesante, non riuscivano a mangiare. Allora cosa facevano? Gli davano con la cannuccia dei frullati e dei frappè. Pensate che storia. A proposito di licantropi, quando è stato trasmesso in una proiezione di prova questo film, la produzione aveva un po' di tensione, no? Piacerà, non piacerà. E a un certo punto c'è la scena, no, in cui Marty vede suo padre diventare un licantropo. E lì
si raccontano i testimoni che la gente impazzì di brutto, cominciò a ridere, ma veramente, veramente tanto, cominciarono ad applaudire, questi americani incredibili. Si esaltano. Si esaltarono tantissimo e praticamente i testimoni raccontano che queste risate, questi applausi durarono più di un minuto consecutivo, coprendo tutto l'audio del un minuto del film. Incredibile, questi americani proprio si esaltano. Beh, ma anche noi un pochino ci esaltiamo con Michael J. Fox, sempre. Un mito. Concludiamo con un'ultima chicca. Diccela. Allora, c'è una scena in cui si baciano lui, Marty e la sua ragazza, dopo la partita di basket, e tutto il pubblico del college esulta, è tutto contento. Sulle gradinate, vediamo una sagoma che ha nei pantaloni la patta aperta, la zip aperta. Si vedono le mutandine. E inizialmente la gente pensava fosse uno scherzo di questa comparsa che, sapendo di essere ripresa magari in lontananza, faceva sto scherzo alla produzione. Pensavano tutti fosse un ragazzo, in realtà era una ragazza che durante le scene registrate in precedenza, in cui lei era seduta a vedere la partita, e stringevano i pantaloni. Magari aveva mangiato lo dog di troppo, un po' come quando mangiamo noi, e che fai, te slacci. Tu poi sei maestro nello svaccarti. Sì, però mi slaccio tutto, no? Solo che lei si era slacciata, ma quando c'è arrivato il momento di esultare, si è alzata e si è dimenticata di riallacciare. E quindi vedi questa che fa, tipo, capisci che esulta, e poi fa, oh, la patta aperta, e la tira su. Pensate che storia. Comunque questa, con questo gesto così un po' anche assurdo, è rimasta alla fine nel cuore degli appassionati. È passata la storia. Mamma, sapete, ci sono tante versioni su questa storia, è rimasta, perché comunque si nota nella scena, si nota. Se trovo questa scena vi lascio il link qua sotto, ok? Va bene, vi sono piaciute, fatecelo sapere. Torniamo indietro negli anni 80, diventiamo ricatti. Sì, per favore. Torniamo indietro. Ciao ragazzi, un abbraccio. Ciao. Ciao.